Le persone nascono senza sapere i motivi. Ebbene, al giorno d'oggi noi sappiamo che su questo pianeta ci siamo presenti e già sappiamo rispetto agli animali che un giorno purtroppo, e ripeto purtroppo, non ci saremo più. Sappiamo questo perché il nostro cervello riesce a capire, riesce a rendersi conto e riesce soprattutto a rendere sotto forma di pratica tale situazione qua. Una situazione che probabilmente può essere considerata non buona, che probabilmente può essere considerata come una situazione triste o addirittura anomala, ma che effettivamente, dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, corrisponde al vero. Cioè, noi sappiamo che siamo presenti su questo pianeta, come sappiamo che un giorno moriamo, ma non sappiamo i motivi per cui siamo su questo pianeta, la Terra. Cioè, noi non conosciamo perché siamo venuti al mondo. Conosciamo che c'è stato un rapporto sessuale scoperto da parte dei nostri genitori, papà e mamma, mamma e papà, grazie al quale noi siamo nati e siamo abitanti di questo pianeta, terzo in ordine di distanza dal Sole. Ma non ci rendiamo conto e non conosciamo i motivi per cui siamo qui sulla Terra. Per quale motivo siamo qua e non siamo altrove? Per quale motivo siamo nati? Perché, dovendo essere nati, un giorno ci dovremmo spegnere per sempre? Sono tutte domande, sono tutti quesiti cruciali che l'essere umano si va a porre, si va a, diciamo così, fare. E sono domande, per carità, giuste, sacrosante, ma che non tutti si fanno, perché molte persone preferiscono non rispondere a questi interrogativi emblematici, cruciali, e preferiscono vivere una vita piatta, insicura e soprattutto senza colorarla grazie alle informazioni che ci vengono date e o ci vengono, tra virgolette, trasmesse e o riusciamo noi stessi a capire attraverso il nostro ragionamento. Ricordo a tutti infatti che grazie proprio al ragionamento che noi abbiamo, noi sappiamo, noi ci rendiamo conto, noi siamo coscienziosi del fatto che un giorno, ripeto, non ci saremo mai più. Ecco, spero vivamente che qualcuno si riesca a rendere conto del fatto che i motivi non si conoscono, del perché noi nasciamo, però sappiamo, ci rendiamo conto, abbiamo la piena coscienza, nonché la piena consapevolezza che nostra sorella morte corporale, come usava dire il buon San Francesco d'Assisi, riguarda noi, tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri umani, nessuno escluso. Bene, mi auguro di essere stato chiaro in questo video di oggi, mi auguro di aver detto tutto ciò che bisognava effettivamente dire e auspico che le mie parole non vengano considerate come parole di una persona stupida, di una persona costruita o piena di sé, perché io sono un ragazzo che mi definisco umile, tranquillo, sereno e se qualche errore e se qualcosa di sbagliato l'avessi detta, l'avessi fatta e quindi l'avessi compiuta, ho sempre chiesto scusa e ho sempre abbassato la testa cercando di farmi capire e di mettermi in gioco, ma anche in piena discussione. Bene. Vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube, vi ringrazio per la visione. Il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi una vostra opinione personale, come sempre chiedo di avere o meglio di ricevere,
perché se questo canale cresce e in termini di visualizzazioni e in termini di numero di iscritti e in termini di persone che vengono ad iscriversi quindi a questo canale, è perché magari trovano in questo canale una fonte di accrescimento personale che può essere utile da qui al futuro, un futuro che mi auguro sia pulito, meraviglioso e straordinario. Grazie, saluti, al prossimo video.